Mentre qua stanno preparando da mangiare, stiamo aspettando che arrivi il dottor prodepodista Andrea Soffientini. Adesso devo convincere mia moglie a fare l'unboxing con lui. Cosa ne pensi, Marta? Parteciperai a questo unboxing oppure no? Io l'unboxing? No. Ma ci disturbi durante il video oppure no? Sempre, come sempre. Voi siete sempre lì in mezzo e quindi vi devo per forza disturbare. Ogni tanto date fastidio. C'è tua moglie qua che ci sta perculando. Andrea, stiamo iniziando una nuova collaborazione con Running Expert che ci hanno mandato un prodotto da testare. Te lo lancio e mi devi dire cosa ne pensi, poi dopo lo utilizzeremo per la nostra corsetta. Sei pronto? Pensavo quanto pesa e di che marca è. Devi anche dire di che marchio è, però secondo me non lo conosci. Marchio Lipati, te lo tiro. È disponibile in diversi negozi di Lombardia e poi anche ovviamente online. Metto qua sotto i link eventuali per l'acquisto. Ci sono anche delle promozioni in questo momento sul mese di settembre, ma te lo tiro. Sei pronto? Lo stai lanciando proprio da porca Eva, hai rischiato 1.000 euro di danni. 1.000 euro magari, ma no, anche leggermente di più. Allora, vediamo cosa è arrivato. Maglietta, per fortuna che sta arrivando l'autunno, cioè per fortuna mica tanto, che arriva l'autunno, è arrivata una maglietta, hai preso tutte esse? No, ma la qualità della maglietta è eccezionale, assolutamente. Mi sembra bella leggera. È proprio adatta alla stagione. A dire il vero, forse anche per l'estate, però... Sì, era il nero che mi spaventava, il materiale è leggerissimo. Poi, cos'è arrivata? Un'altra maglietta, non sto ad aprirla. No, apri, la dobbiamo usare nella corsa di dopo. Questa forse era meglio per l'estate. Calze. Dai, le calze non sto ad aprirle subito. Va bene. Bianche e nere, potremmo fare una e una. Questa è? Sono dei pantaloncini. Oh, wow. Con la taschina. Le ho prese small, comunque. Sì, spero che entrino ormai dopo... Ormai le vacanze sono finite da un po'. Hanno la doppia... Il doppio pantaloncino, quello sotto tipo ciclista e sopra... pantaloncino normale tipo la trail, hanno la taschina dietro per le chiavi e fondamentale per la tessera dell'albergo, perché quando devi entrare io me la metto lì. Quindi direi pantaloncino verde, maglietta nera e maglietta grigia, pantaloncino nero. Come vuoi tu. No, poi, assolutamente, se no nero su nero non sta bene. E l'altro pantaloncino nero, stessa conformazione. Adesso andiamo a farci sta corsetta perché stiamo aspettando fin troppo, poi dopo vediamo un attimo cosa ne pensi di questi prodotti e ci dici la tua opinione. La maglietta, dopo ti dico due robe appena la proviamo, perché potrei testarla in una certa maniera. Allora Andrea, cosa ne pensi di questi prodotti danesi ecologici, Lipati, che comunque sono venduti anche oramai in Italia? Come l'hai visti durante questa corsetta dove ti ho fatto soffrire particolarmente? Un'umidità pazzesca in valle. Avevo già sentito, il tessuto è quello che mi piace a me, leggero, e quando sudi ti si appiccica al corpo e davvero lo amo. Sì, in effetti credo che comunque ti stia, pur essendo una taglia S, ti stia molto bene e non si vede la panza. Beh, quello è perché è il nero che snellisce, però no, davvero sono proprio un tessuto di quelli che mi piace. Avevo già provato altre marche, non so come dirti, è proprio leggero e mi veste bene. La mia ex società ne aveva un tessuto simile, mi è dispiaciuto mollare per quella canotta lì, diciamo. Invece poi ti chiedo, chiaramente uno dei problemi di noi podisti amatori è il discorso capezzolo, come l'hai visto e ovviamente se ti ha creato problemi questo tessuto. Devo dire che era il test che dovevo fare, no, non mi ha dato nessun problema, ma proprio per quel motivo lì, perché la maglietta diventa un tutt'uno e quindi mi fa tipo la seconda pelle e non mi dà problemi. E invece il pantaloncino doppio strato, io ho apprezzato particolarmente, ho problemi di sfregamento delle cosce, ho apprezzato molto il doppio pantaloncino, come l'hai visto? Allora, devo dire un po' di cose. La prima, sì, il pantaloncino è relativamente largo e non mi dà problemi. Non so perché, ma li soffro un casino, mi comprimono tanto i muscoli. In questo caso è giusto, non comprime troppo. Ha le tasche qua laterali
che non ho mai toccato, perché qualche volta mi capita la spiacevole cosa che il pollice si incastra dentro, mi faccio malissimo. Taschina dietro super, ma secondo me l'idea geniale è la tasca collaterale, perfetta per il cellulare. Se pensi a contatto con la coscia, dritto per dritto, non si muove e rimane lì, volendo mi posso ascoltare la musica o comunque mi porto dietro il cellulare. Non ce l'ho che sbatacchia sulla panza, dentro nel marsupietto, e assolutamente non ce l'ho sul braccio, che è una delle robe peggiori che esistono. È assolutamente inguardabile oramai, anche perché comunque cambia la biomeccanica di corsa, mentre avendolo sul pantaloncino, secondo me, potrebbe avere il suo perché. Chiaramente poi meglio correre senza cellulare, però secondo me questa soluzione è assolutamente gradita. Ma più che altro, so che c'è qualcuno che corre con la musica, gli piace la musica, in questo caso top, cellulare, meglio metterlo dentro in un cookie pack o qualcosa, perché io sudo come pochi e comunque si bagna. Lo si mette lì dentro, nel taschino e via. Invece l'ultima domanda che ti pongo, il sizing sia di magliette e pantaloncini, abbiamo entrambi preso la S, cosa ne dici, e soprattutto il pantaloncino come veste? Ma non l'ho strappato per metterlo su, quindi direi va benissimo la S. Io vesto di solito S, anche il pantaloncino S. La maglietta, diciamo che io la riempio più di te, ma non tira assolutamente. Sembrava piccolissima, invece no, messa su direi giusta, morbida direi, e top. Dovremmo fare un test del sudore, secondo me comunque questa maglietta ti è adatta particolarmente a tutti coloro i quali sudano parecchio, e credo anche in inverno potrebbe essere adatta in palestra, perché ovviamente è fantastica. Guarda, io continuo a dirlo, quella cosa che mi si appiccica al corpo mi piace tanto, è proprio una caratteristica che amo nelle magliette. Lo fanno ben poche, devo dire che quelle poche che ho me le tengo sempre, cioè o metto canotta o metto queste magliette qua che mi si attaccano al corpo, perché non mi fanno prurito o mi portano abrasioni, quindi sembra un contro, ma per me è un pro fondamentale. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Per eventuali acquisti metto qui sotto i link. Nei prossimi giorni probabilmente potremo iniziare a collaborare con Running Expert per ulteriori scarpe di marchi che comunque non abbiamo ancora attualmente gestito. Va bene, grazie ancora, ciao alla prossima. Ciao alla prossima, e sicuramente sono da provare.